Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Giribhada Dhari. Gopijana Vallabha Giribhada Dhari. Yasoda Nandana Brajajana Ranjana. Yasoda Nandana Brajajana Ranjana. Yamuna Thiravana Chari. Yamuna Thiravana Chari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Giribhada Dhari. Gopijana Vallabha Giribhada Dhari. Yasoda Nandana Brajajana Ranjana. Yasoda Nandana Brajajana Ranjana. Yamuna Theravana Chari. Yamuna Theravana Chari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nithai Gaur Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gaur Hare Bol. Srila Prabhupada ki jai. Om Jnana Timirandasya Jnanjana Shalakaya Shakshuram Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahayam Dadati Svapadantikam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Leggiamo dalla Srimad Bhagavad Gita, capitolo 4, la conoscenza trascendentale, il verso numero 34. Tad vidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tatva darshina
tadvidi pranipatena, pariprachnena sevaya, upadekshantite gyanam, gyaninas tattvadarshinaha, tadvidi pranipatena, pariprachnena sevaya, upadekshantite gyanam, gyaninas tattvadarshinaha, tadvidi pranipatena, pariprachnena sevaya, upadekshantite gyanam, gyaninas tattvadarshinaha. Devote. Tat, la conoscenza di differenti sacrifici. Vidi, cercare di capire. Pranipatena, avvicinando un maestro spirituale. Pariprachnena, informandosi con attitudine sottomessa. Sevaya, offrendo servizio, upadekshanti, inizieranno, te, gyanam, alla conoscenza, gyanina, le anime realizzate, tattva, la verità, darshinaha, che vedono. Traduzione. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale. Ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Traduzione di nuovo. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale. Ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Spiegazione da Srila Prabhupada. La via della realizzazione spirituale è senza dubbio difficile.
Perciò il Signore ci esorta a cercare un maestro autentico, appartenente alla successione spirituale di cui Egli è la fonte. Nessuno è un vero maestro spirituale se non appartiene a una successione di maestri autorizzati da Krishna. Il Signore è il maestro spirituale originale. E soltanto una persona che appartiene alla successione autentica di maestri può trasmettere il suo messaggio così com'è. Non si giunge alla realizzazione spirituale seguendo un metodo di propria invenzione come è di moda oggi. Lo Srimad Bhagavatam afferma «Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam». Il sentiero della religione è tracciato direttamente dal Signore. Né le speculazioni intellettuali, né i ragionamenti futili possono favorire il nostro progresso nella vita spirituale. Per ricevere la conoscenza dobbiamo avvicinare un maestro spirituale autentico. Dobbiamo accettarlo con piena sottomissione e servirlo considerandoci i suoi più umili servitori. Soddisfare un maestro spirituale perfetto è il segreto per avanzare nella vita spirituale. Fargli delle domande e sottomettersi a lui è la chiave di tutta la comprensione spirituale. Senza sottomissione e servizio, le domande che potremo rivolgere al maestro spirituale non saranno d'aiuto al nostro avanzamento. Bisogna sapersi qualificare agli occhi del maestro spirituale, in modo che vedendo la sincerità del discepolo, il maestro lo benedica subito con una genuina conoscenza spirituale. Questo verso condanna l'accettazione cieca e le domande assurde. Non è sufficiente ascoltare con sottomissione il maestro spirituale. Bisogna anche sforzarsi di comprendere i suoi insegnamenti servendolo e rivolgendogli domande pertinenti. Il maestro spirituale autentico è per natura colmo d'affetto verso il suo discepolo. Perciò, quando il discepolo s'abbandona totalmente al suo maestro, pronto a servirlo, il loro scambio di domande e di conoscenza sarà perfetto. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Mukam karoti vachalam pangurlangayate girim yatkripata mahambande shigurum dinatarinam paramananda madhavam sicheitanam ishvaram. Hare Krishna. Generalmente si tende a essere i maestri di se stessi. Mai sentito tu sei il guru di te stesso? Non cercare qualcuno al di fuori di te. Tu sei il controllore della tua vita, colui che può capire meglio di chiunque altro ciò che è bene per te. Sei il vero maestro in ultima analisi di te stesso. Frasi accattivanti, ma in essenza prive di fondamento, perché quando si cerca di essere i maestri di se stessi ci si riduce come siamo ridotti adesso, cioè nascere e morire in questo mondo senza aver capito nulla del perché esistono la nascita e la morte e del perché esiste la sofferenza e l'infelicità. E perché anche esistono le speranze, perché esistono le delusioni, perché esiste tutto questo. È un grande inganno quando qualcuno ci dice tu sei il maestro di te stesso. I tuoi sensi non possono vedere la verità perché sono imperfetti.
sono limitati, i nostri sensi ci permettono di percepire la realtà solo in un modo molto limitato. E la nostra intelligenza, i nostri ragionamenti, le nostre intuizioni sono molto, anch'esse molto limitate. Noi viviamo un'esistenza molto precaria e priva di fondamenti reali. Pensiamo soltanto che viviamo sulla crosta di un pianeta, una crosta sottile, e appena qualcosa viene a cambiare, qualche equilibrio muta, noi siamo delle piccole entità assolutamente impotenti di fronte a una natura immane, a un universo sconosciuto, anche alla nostra mente sconosciuta, ai nostri sensi sconosciuti, alla realtà, anche quella tangibile per noi sconosciuta. Ci addentriamo in questa realtà con pochissime nozioni. Questa è la situazione. Allora, pensare di essere il maestro di noi stessi, maestro di me stesso, la guida reale di me stesso, è veramente una grande illusione. Però qualcuno potrebbe dire, ma se io sono in questa condizione, in uno stato di limitazione dei miei sensi, della mia mente, della mia intelligenza, anche gli altri sono in questa condizione. Se ascolto da qualcuno, che beneficio posso trarne? Siamo tutti nella stessa barca, come si dice. Qui Srila Prabhupada commenta questo verso, che è un verso molto importante della Bhagavad Gita, dicendo che esiste una catena disciplica che parte da Krishna. Krishna è il maestro spirituale. Nessun altro può ritenersi maestro spirituale separatamente da Krishna. Nessuno può insegnare qualcosa di reale che non provenga da Krishna. Perché Krishna è Dio, la persona suprema, la verità assoluta. Tattva Darshina, quando si parla di Tattva Darshina, si parla di Krishna. La verità assoluta è una persona. Non è un principio, un concetto, è una persona. È un essere senziente la cui volizione ha dato il via al movimento, alla movimentazione delle energie, la cui volizione mantiene l'armonia tra queste energie, la cui volizione, il cui volere porta o manifesta quel ciclo di creazione, mantenimento e distruzione nelle sue energie, ciò che noi sperimentiamo in questo mondo. Lui è la verità assoluta. Lui perciò conosce tutto. Lui conosce ogni sua energia, ogni aspetto di se stesso. Di conseguenza, quando la verità assoluta parla della verità assoluta o ci informa riguardo della verità assoluta, cioè di se stesso, quell'informazione è autorevole. Quell'informazione è autorevole. Solo quell'informazione è autorevole. Nessun'altra informazione può essere autorevole. Chiunque pensi di poter conoscere la verità assoluta, non avendo avuto dalla verità assoluta le informazioni che la riguardano, presume di conoscere la verità, pensa di conoscere la verità, magari ha qualche idea anche geniale o qualche intuizione interessante, accattivante sulla verità, ma non conosce la verità, perché la verità non è appunto un principio impersonale o inamovibile o che uno deve nozionisticamente apprendere con qualche sforzo ascensionale, con qualche sforzo intellettuale, deve comprendere, circoscrivere in se stesso. No, la verità assoluta è una persona che decide di rivelarsi. La verità decide di rivelarsi.
Se la verità decide di rivelarsi, tu la conosci. Se lei non decide di rivelarsi, tu non la conosci. Se la persona suprema decide di rivelarsi a te, tu la puoi conoscere, tu puoi conoscere quella persona. Se lei non decide di rivelarsi, o decide di non rivelarsi, per meglio dire, tu non la puoi conoscere. Non hai i mezzi per conoscerla comunque, anche se ella non si rivela a te. Non puoi. Allora, l'unico vero maestro è Krishna, in ultima analisi. E è maestro anche chi possiede le informazioni che Krishna gli ha dato di se stesso, o su se stesso. Chi diventa depositario dell'informazione o della conoscenza di Krishna, o che Krishna ha dato di se stesso, quella persona può trasmettere conoscenza di Krishna, conoscenza trascendentale di Bhyam Gyanam, e può perciò essere un maestro a sua volta, ma solo per conto di Krishna. La differenza tra questa Bhagavad Gita e molte altre Bhagavad Gita, Prabhupada, il maestro spirituale fondatore del movimento Hare Krishna nell'Occidente, veniva sottolineata da lui come segue. Lui diceva: io non ti chiedo di arrenderti a me, io ti chiedo di arrenderti a Krishna. Io non ti chiedo di ascoltare me, quello che io personalmente ho da dirti, ma ti chiedo di ascoltare ciò che io sto ripetendo, e ciò che sto ripetendo è ciò che Krishna dice. Perché molte persone leggono le parole di Krishna nella Bhagavad Gita e poi se le studiano e se le sviscerano, come si dice, e traggono dei... perché le parole di Krishna sono molto belle, sono molto interessanti, contengono tutto. Allora estrapolano qualcosa dalle parole di Krishna e lo presentano come proprio. Non presentano le cose come Krishna le ha dette, come Krishna le ha presentate. Allora questo significa distorcere o sfruttare quello che Krishna ci ha dato. Non è ripetere. Se Krishna ha dato delle informazioni, tu le devi ripetere così come lui te le ha date, non le devi distorcere. Puoi spiegare, puoi elucidare sempre sulla base di ciò che Krishna ti ha dato, per far comprendere in accordo a tempo, luogo e circostanze, ma non puoi modificare quello che Krishna ha dato, perché altrimenti non sei un vero maestro spirituale. Se modifichi ciò che Krishna ha dato, non sei un maestro, non puoi essere un maestro spirituale. E la catena disciplica consiste di persone che non hanno modificato, persone che hanno preso il messaggio di Krishna e l'hanno trasmesso così com'è. Allora, ascoltare o ricevere conoscenza trascendentale da un maestro spirituale nella successione disciplica autentica è come ricevere conoscenza da Krishna. È come se Krishna stesso ti stesse istruendo a proposito di se stesso. Anche se l'analogia non calza perfettamente, però il maestro spirituale è come un terminale di Krishna che ripete quello che Krishna vuole farti conoscere, quello che Krishna vuole farti sapere. Ovviamente il terminale è impersonale è un terminale cosciente, diciamo, non è un terminale incosciente. Ci sono diverse analogie. Per esempio, in India una delle analogie è quella dell'albero di mango. Il mango è un frutto molto dolce e anche molto delicato. Se uno non sta attento, il mango casca a terra, si sfascia. Allora, quello che fanno di solito è si faceva, adesso forse usano altre metodologie, ma di metodi,
ma è salire sulle spalle uno dell'altro, e il mango veniva passato di mano in mano fino a quando arrivava alla persona che era per terra e la metteva nel cesto. In questo modo il mango, Hare Krishna, Shri Radha Mangi Ki Jai. In questo modo il mango rimaneva intatto, lanciandolo ci sarebbe stata qualche difficoltà, ma passato così di mano in mano rimane intatto. Allora, questa analogia, come quella del terminale, sta a significare che appunto la coscienza di Krishna, la conoscenza trascendentale, sono sinonimi, coscienza di Krishna o conoscenza trascendentale, conoscenza di Krishna, deve essere trasmessa in questo modo, in modo tale che la persona la prenda con delicatezza, senza manipolarla, e la trasmetta. E questo vale per l'iniziazione e per le istruzioni che uno riceve. Ci sono fondamentalmente due tipi di maestri spirituali: maestro spirituale iniziatore e maestro spirituale istruttore. E il maestro spirituale iniziatore rappresenta e trasmette quella che si chiama Sambandha Gyan, o la conoscenza del rapporto con Krishna. Stabilisce, formalizza quel rapporto con Krishna, lo certifica. È Krishna, nella forma di Madan Mohan Vigraha, che è colui che attrae le anime, a stabilire quel rapporto attraverso il maestro spirituale iniziatore. Il maestro spirituale istruttore è Krishna, nella forma di Govinda Deva Vigraha, colui che dà istruzioni per rendere la relazione che si è ormai stabilita dinamica. Nessuno vuole avere una relazione con qualcuno che sia statica, stagnante. Se stabilisci o instauri una relazione con qualcuno è perché vuoi scambiare qualcosa, vuoi che sia dinamica. Allora, Madan Mohan, Krishna nella forma di Madan Mohan, ti attrae l'anima e stabilisce quella relazione. Ma Govinda Deva rende quella relazione dinamica. E quello è lo Shiksha Guru. Shiksha Guru significa trasporta le istruzioni o le indicazioni per far sì che quella relazione diventi viva, vissuta, dinamica, appagante, in ultima analisi. E poi c'è un aspetto dello Shiksha Guru alla fine, che è quello di Gopinath, ma quello è il frutto di questa relazione, che è l'amore di Dio. Allora, queste sono le caratteristiche del maestro spirituale. E un discepolo deve, o una persona che voglia avanzare spiritualmente, deve appunto in primis togliersi dalla testa di essere il maestro di se stesso, come viene propagandato in modo risibile da questi sognatori. In primis deve dimenticare di poter essere il maestro spirituale di se stesso, e deve capire: io non posso liberarmi dalla sofferenza con le mie forze, dall'ignoranza con le mie forze. Questo è la base della sincerità nell'avvicinare un maestro spirituale. Deve poi, con la propria intelligenza, e questo è il dono dell'intelligenza umana che Krishna dà alle anime che hanno preso un corpo umano, la programmazione per l'umano è quella di avere un'intelligenza che gli permetta, o le permetta, di rilevare, di determinare se una fonte di conoscenza è autentica oppure no. Perché se l'umano non avesse questa possibilità, gli sarebbe precluso il poter capire a chi rifarsi, a chi attaccarsi, a chi connettersi per avere conoscenza trascendentale. Ma nella vita umana noi abbiamo un'intelligenza
che, se usata con sincerità, con onestà, ci dà modo di capire qual è una fonte di conoscenza trascendentale reale. Una volta usata l'intelligenza in modo appropriato per comprendere qual è la fonte reale di conoscenza, con sottomissione, con il desiderio di apprendere veramente, di trovare la soluzione reale ai problemi dell'esistenza, non per moda, non per show, non per ostentare una qualche forma di progresso spirituale o status sociale, niente del genere, o peggio ancora, per far piacere, come spesso accade in India, per tradizione, punto e basta, come qui, no? Qui abbiamo la tradizione cristiano-cattolica principalmente. Molti sono battezzati, cresimati, che ancora non capiscono quello che sta succedendo, e comunicati. Cioè, no, senza un'accettazione supina, senza un atteggiamento pedisseco nei confronti di un modo di rapportarsi alla verità assoluta, no, con sincero desiderio di trovare la soluzione ai problemi dell'esistenza, la nascita, la vecchiaia, la malattia, la morte, l'illusione, la confusione, la difficoltà, l'incompatibilità tra l'anima e questo mondo in cui si muove, nel quale si muove. Questa sincerità. Allora, con questo atteggiamento, uno si avvicina pranipatena, avvicina un maestro spirituale, dopo aver appunto vagliato e verificato, o verificatone, la autorevolezza, l'autenticità. E Pariprasnina pone quesiti, chiede, come dammi questa informazione, sapendo che sta chiedendo in ultima analisi a Krishna di aiutarlo, a Krishna di sostenerlo. Perciò con un atteggiamento non formale, questo senso di sottomissione e di abbandono non devono essere formali. Se hai compreso attraverso l'uso appropriato e sincero, onesto, della intelligenza, che una persona può rappresentare Krishna, tu ti stai rapportando non un'altra persona come te in modo paritetico, ma ti stai rapportando a Krishna. Non che il maestro spirituale sia Krishna lui, ma poiché lo rappresenta, poiché è depositario della conoscenza trascendentale che Krishna gli ha dato, perché della relazione intima che ha con lui, perché della relazione d'affetto che ha con lui, allora ovvio che devi avere un rapporto pieno di rispetto, sottomissione e sensibilità, potremmo dire, ed entusiasmo anche, perché ti stai in ultima analisi connettendo a Krishna. Krishna ti sta, attraverso il maestro spirituale, illuminando, ti sta dando quello che tu cercavi in questa vita. E perciò Prabhupada dice, tu chiedi, ascolti quello che ti dice, ma non devi, ecco, non devi fermarti solo ad un atteggiamento di attonita contemplazione. Il maestro spirituale non è lì in atteggiamento ieratico per essere venerato in uno stato contemplativo dai discepoli o da coloro che l'ascoltano. Krishna non vuole questo da noi. Il cielo spirituale non è un posto dove tutti sono pietrificati dalla bellezza di Dio e nessuno si muove, capito? Come in un mondo di cristallo multicolore. Non è così. C'è una relazione dinamica con la verità assoluta, perché Krishna è dinamico, a lui piace, lui è la persona attiva per eccellenza
nei rapporti, è piena di infinita esuberanza, se possiamo così dire, infinita gioia nel vivere i rapporti con le parti di se stesso, con, che sono le anime. Allora è un rapporto attivo quello che si deve stabilire, che all'inizio prende l'aspetto di purificazione per le anime condizionate. C'è da togliere il condizionamento, c'è da scrostare il cuore, la coscienza, da tutte quelle che sono le forme di condizionamento, di lussuria, avidità, rabbia, illusione, falso prestigio, invidia. C'è da togliere tante di quelle cose. Allora prende l'aspetto di purificazione, questo rapporto attivo, no? Dinamico. In una seconda battuta, quando questa purificazione è avvenuta in maniera consistente, diventa gloriosa, perché diventa il rapporto con la persona suprema e con tutte le sue parti, privo di scevro di invidia, un rapporto privo di invidia, privo di concupiscenza, privo di considerazioni personali, di egoismo, ed è il rapporto perfetto che si ha con Dio, con la verità assoluta. Allora, non si può solo ascoltare ed essere attoniti in questo ascolto, o anche estasiati se vogliamo, bisogna anche incentivare il maestro spirituale con il proprio atteggiamento a far sì che possa darci istruzioni tese ad impegnarci in questo rapporto con Krishna. Questo è quello che uno vuole, deve volere. Oh, devo ingraziarmi il maestro spirituale in modo tale che possa far sì che io riceva istruzioni, possa ricevere istruzioni che mi fanno sì che io soddisfi Krishna. Questo è quello che si vuole, che io possa servirlo. Perciò il domandare non è il porre requisiti, non è al fine di farsi vedere, guarda che bella domanda che ho fatto, quanto sono intelligente, per farsi belli di fronte al maestro spirituale o belli di fronte ad altri, al pubblico. Le domande vanno poste proprio per questa ragione. Quello che conta molto della domanda, del quesito posto, è il dopo. E cosa fa uno con la risposta? Questo è quello che conta. Cosa faccio con la risposta? Se pongo un quesito, cosa faccio poi con quella risposta? Se la risposta è un modo di impegnarmi in coscienza di Krishna, di soddisfare Krishna, lo metterò in atto? Cioè questo è quello che conta. Se lo metto in atto, se metto in atto quello che ascolto, allora il maestro spirituale è soddisfatto, perché non è una macchinetta che dà istruzioni, non è una sorta di radio che accendo quando mi va, ascolto due o tre cose su Krishna e poi lo spengo quando non mi va. Perché alla fine diventa sterile. Questo è riconducibile al fatto di avere un maestro spirituale solo per come friendly user, come si dice, come uno strumento, come sia una lavatrice, come sia un forno a microonde, come sia qualche altra cosa, una macchina, un'automobile, un computer, appunto, qualcosa. Cioè, no, se vogliamo soddisfare il maestro spirituale, che è il punto fondamentale, dobbiamo, perché in ultima analisi, ricordiamo, il maestro spirituale è Krishna, ed è, noi vogliamo soddisfare Krishna per avere un rapporto con Krishna, allora dobbiamo, quando poniamo dei quesiti, dobbiamo porli con l'idea di ricevere un'informazione che faccia sì che io mi possa impegnare in servizio, che io possa fare un servizio, che possa superare gli ostacoli che si pongono tra me e il fare un servizio puro, che possa superare i dubbi, che possa superare le contaminazioni o le attrazioni o le distrazioni. Questo devo chiedere, perché quello che mi serve è potermi impegnare in servizio, per poter soddisfare Guru e Krishna. E il Guru originale è Krishna, ripeto.
Allora, questo atteggiamento è di grande soddisfazione, perché? Perché è quello per cui Krishna manda queste anime a rappresentarlo, depone in queste anime conoscenza trascendentale e fa sì che queste anime possano trasmettere conoscenza trascendentale. Quello è il fine, è che le anime condizionate, quali siamo noi, possano ristabilire una relazione con lui. E questa relazione è molto dolce, è una relazione di assoluta protezione per l'anima, di sostegno. Dice qui, il maestro spirituale ha naturalmente affetto per la persona che gli si avvicina. Perché? Perché? Perché Krishna ha affetto per ogni anima. La persona che il maestro spirituale o l'anima che rappresenta Krishna o che è depositaria della coscienza o conoscenza di Krishna da trasmettere, a sua volta sa di essere cara a Krishna. Capisce cosa significa essere cari a Krishna. Quando Krishna ti ama, sa. Quando essere amati da Krishna, conoscere Krishna, ed essere amati da lui, è la cosa più meravigliosa. E allora, naturalmente, si protende o è teso a dare questa stessa condizione di vita alla persona che gli si avvicina, a quell'altra anima che gli si avvicina. Perché sa che Krishna lo vuole. Krishna non dice, voglio avere un rapporto con te, sei un mio puro devoto, queste anime condizionate, falle andare tutti in malora. Non pensa così. Lo sta inviando proprio da quelle anime perché sa che Krishna ama quelle anime. E essendo un'anima illuminata a sua volta, il maestro spirituale, non solo sa cosa significhi essere amati da Krishna e conoscere Krishna, ma sa anche cosa significhi per Krishna, cosa può significare per Krishna riprendere un'altra anima. E il maestro spirituale la vede come parte di Krishna, non la vede come un'anima, questo chi è? Un'anima condizionata, un'altra anima, un altro vagabondo del Dharma o del Karma o del Vikarma, un altro anima persa, non la vede così. La vede come una parte di Krishna che Krishna sta cercando di riportare a sé. Per cui, amando Krishna, quell'anima che rappresenta Krishna, il maestro spirituale che rappresenta Krishna, non può non amare anche l'anima che Krishna sta amando e che sta volendo riportare a sé. Sarebbe un controsenso. Prabhupada una volta ha dato l'esempio di if you love me, love my dog, ha detto, no? Cioè, se mi ami, ama il mio cane. Cioè, che significa? Se io ho tanto affetto per il mio cane, se avessi un cane, e avessi tanto affetto per il mio cane, va bene, che è totalmente arreso a me, che è totalmente... Cioè, io non potrei amare, essere amato da te se prendi a calci il mio cane o trascuri il mio cane. Se mi ami veramente vorrei bene anche al mio cane. Cioè, perché è una parte di me. Nella mia natura, nel mio modo di vivere, c'è anche lui, non puoi escluderlo. L'anima realizzata, quella che ha visto la verità, quella che può darti Krishna, perché è depositaria di Krishna, ha questa coscienza, sa come ogni anima, in ultima analisi, è parte di Krishna, appartiene a Krishna, è cara a Krishna, e di conseguenza non può essere esclusa, a meno che non arrivi con una pistola per sparargli, allora un certo non va a predicare, va a cercare di dargli conoscenza trascendentale, ma si aspetta che almeno appoggi la pistola da qualche altra parte. Ma altrimenti sa bene, conosce la natura di quell'anima e perciò sa che non posso amare Krishna se non aiuto anche le anime che Krishna sta cercando di aiutare. Le parti di Krishna che hanno dimenticato di essere parti di Krishna. Questo è naturale per il maestro spirituale. Allora, c'è anche da sottolineare che
esistono diverse mansioni, diversi tipi di maestri spirituali. Abbiamo detto Diksha e Shiksha, ma anche in un altro senso. È spiegato nelle scritture che c'è il maestro spirituale che dà delle informazioni o delle direzioni importanti e pratiche per far sì che l'anima si liberi dal proprio condizionamento materiale. E esiste il maestro spirituale che guida l'anima negli eterni passatempi di Dio, Dio la persona suprema di Krishna. In questo nostro movimento abbiamo Srila Prabhupada, che è il maestro spirituale istruttore, lo Shiksha Guru, fondamentale per ognuno di noi, anche fra 100 anni, anche quando i discepoli di Prabhupada o i discepoli dei discepoli di Prabhupada, da un punto di vista di iniziazione, non saranno più presenti su questo pianeta, le sue istruzioni rimarranno, per cui lui rimarrà comunque lo Shiksha Guru, l'istruttore di tutte le anime che si avvicineranno alla coscienza di Krishna. Ci sono poi seguaci di Srila Prabhupada, servitori di Srila Prabhupada, di questo movimento, che a loro volta svolgono la mansione di maestri spirituali e iniziatori e istruttori. E nella misura in cui servono e seguono e ripetono quello che Srila Prabhupada ha dato, che è ciò che Krishna ha trasmesso attraverso la catena disciplica, non sono differenti da lui nel senso di poter guidare e aiutare delle anime ad avvicinarsi a Krishna. Perciò questa è una grande fortuna, questo movimento per la coscienza di Krishna è una grande fortuna, perché dà la possibilità di avvicinare un maestro spirituale autentico, un'anima perfetta come Srila Prabhupada, e anche di poter connettersi a lui e a Krishna attraverso la catena parampara, la catena disciplica dei maestri spirituali. E chi si avvale di questa opportunità è decisamente una persona fortunata. In questa pletora di cosiddetti guru, persone che ne dicono di tutti i colori, in questo mondo perciò molto confuso, si salva solo chi è fondamentalmente sincero, chi vuole veramente usare questa vita umana per conoscere la verità assoluta. Quella persona non verrà trascurata, non verrà abbandonata dalla verità assoluta stessa, mai, in nessuna circostanza. Ci sono domande? Commenti? Dalle? Sì. Io no, proprio il gigantesco non mi si addice, ma grazie. L'approccio, cioè una persona deve essere matura per avvicinare un maestro spirituale, deve aver raggiunto un certo livello di maturità o di maturazione. Qual è questo livello di maturazione? È il livello in cui uno arriva a essere determinato ad abbandonare la gratificazione dei sensi, almeno quella più grossolana, possiamo così dire,
al fine di elevarsi spiritualmente, al fine di ottenere il servizio devozionale, di avvicinarsi al puro servizio devozionale. Cioè, quando una persona capisce questa vita, se la utilizzo per gratificarmi i sensi, per essere felice materialisticamente, è un suicidio lento, più o meno lento, è un suicidio più o meno lento. Non mi porterà a nulla questo. Sono disposto a sacrificare qualcosa della mia gratificazione dei sensi, sono disposto a dedicare al massimo delle mie possibilità, al meglio delle mie possibilità, il mio tempo, la mia mente, l'intelligenza, ad ascoltare delle istruzioni che mi permettano di essere impegnato in servizio devozionale. Anche se alcune di queste istruzioni vanno contro le mie aspirazioni personali di felicità in questo mondo. Quando c'è questa minima disponibilità, sono pronto a seguire dei principi, sono pronto a non mangiare cose che non devo mangiare, che non posso offrire a Krishna, sono pronto a non compiere attività che non soddisfano Krishna, sono pronto. Allora, quando c'è questa volontà e sono pronto altresì, se devo, non so, cantare Hare Krishna un certo numero di volte, non solo quando mi va, non solo quando mi gira o mi va di farlo, ma sono pronto, in altre parole, a regolamentare la mia vita in modo tale da permettermi di seguire delle istruzioni. Allora uno è maturo per avvicinare un maestro spirituale, non che debba essere puro o senza desideri, perché sennò, se così fosse, non avrebbe in un certo senso neanche bisogno, a parte che tutti hanno bisogno, ma la differenza sta nella proposizione, nel proposito che uno ha fermo di seguire poi e di migliorare il proprio, o di intensificare il proprio sviluppo spirituale, il proprio avanzamento spirituale. Se c'è quella determinazione, quella volontà, allora uno è maturo per avvicinare un maestro spirituale. Cantare Hare Krishna tutti lo possono fare, anzi dovrebbero fare, cantare Hare Krishna, evitare attività nefaste come il mangiarsi un vitello o fare delle cose, cioè tutti questo, quella è una quella si chiama la piattaforma umana, dell'esistenza umana, un po' di sensibilità nei confronti degli altri, un po' di etica, di comportamentale, insomma. Avvicinare un maestro spirituale significa mi impegno adesso in maniera sistematica, formalizzo questo mio impegno in maniera sistematica a progredire nella vita spirituale, anche se questo potrà significare che dovrò rinunciare a qualche mia abitudine, a qualche mio modo di essere, e dovrò impegnarmi, non so, a seguire delle istruzioni. Questo Prabhupada ci dà l'istruzione di cantare 16 giri al giorno di Japamala. Se uno vuole essere iniziato, deve aver dimostrato di poter cantare 16 giri al giorno senza mancare. Deve aver dimostrato di poter seguire i quattro principi regolatori senza mancare. Allora può ricevere l'iniziazione, che poi è la formalizzazione dell'impegno che uno assume. Questa è la risposta. Uno non deve essere privo di desideri materiali. Come fa? Finge. Se uno dice, oh, vengo da te perché sono privo di desideri materiali, voglio diventare tuo discepolo, dubito che uno accetterebbe un discepolo che dice così. Perché
non sarebbe reale. Ma se uno umilmente dice: io aiutami perché ho desideri materiali, ho difficoltà, ma sono pronto a fare dei sacrifici per liberarmene, seguendo le istruzioni che riceverò, quello è maturità spirituale. Quello è pronto a avvicinare un maestro spirituale. Chiaro? Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai.